Siamo con Rosalinda Celentano all'anteprima del film Il nostro Messia. Volevamo chiederti, visto che tu sei una delle guest star del film, come mai hai scelto di partecipare a questo progetto? Cosa ti ha ispirato del tuo personaggio? No, io sono poi sono l'opposto del mio personaggio, quindi già il fatto di gareggiare con tra me e me mi sono un po' messa alla prova. No, poi l'unica cosa a cui credo che ho detto nel personaggio è che stiamo veramente attraversando una specie di genocidio culturale in Italia. Però io non mi voglio fermare, nel senso che sono abbastanza ottimista sul nulla, come disse Francis Bacon in un'intervista. No, mi ha attratto, cioè mi è piaciuta molto l'idea, comunque l'idea è un'idea forte, è un'idea intelligente. Poi ci sono alcune cose che mi sono piaciute, altre meno, però quello poi, sai, quando tu leggi un copione e poi vedi la pellicola, poi da lì passano, ci può passare in mezzo un mare di cambiamenti. Poi con Claudio, insomma, è nato un rapporto così molto amicale, amichevole, ed è nato così, giocando, anche perché giocando seriamente, perché comunque voglio dire si lavora seriamente, perché siamo dei professionisti seri, per quanto, però io non dimentico mai che sto giocando, cioè comunque il cinema, fare l'attore è un bel gioco, cioè non bisogna mai essere convinti troppo sul serio. Ma per niente, ma soprattutto poi nel cinema. Cioè io posso prendere delle cose serie, ma non lo so, una scultura, un dipinto, quando mi innamoro, ma il resto è tutto è così, cioè il resto è bello, siamo delle persone fortunate, ed è ancora più bello se tu riesci a dare dei messaggi positivi, costruttivi. In film ci sono appunto messaggi forti, sia riferimento a Pasolini o comunque... Pasolini è uno dei miei più grandi amori, e io non sapevo questa cosa di Claudio, ma anche perché io lo considero quasi un profeta per Paolo Pasolini. Poi ognuno è libero di pensare, di agire come vuole. Però io non voglio essere catastrofica, ma non riesco a pensare a un futuro, non so come dire. Ma riguardante il cinema italiano o in generale? No, in generale. Il cinema italiano, cioè comunque in Italia siamo molto lenti. Siamo lenti, hanno paura delle novità, hanno paura dell'amore, hanno paura dell'anima, hanno paura. Allora io vorrei togliere tutte queste macchine, prima di tutto dei computer che odio, che non ho, fare una comune come negli anni 70 e incominciare forse più a comunicare con l'amore e fare l'amore. E forse da lì nascono frutti belli e belli ciccioni, belli grossi. Nel film c'è un po' ancora questo spirito della comune, che parte appunto dalla trama, ci sono queste ragazze che vivono tutte nella stessa casa e condividono questa esperienza. È un po'... però a me non basta fare un film, io vorrei farlo nella vita. Realtà. Io vorrei farlo nella vita. Soltanto che pare che l'amore faccia più paura di ogni altra cosa al mondo, cosa che invece dovrebbe far paura la guerra. Però non voglio fare un discorso e passare da un tema a un altro. Da un tema a un altro, però il tema poi, sai, cioè il tema almeno che a me mi traina è comunque il tema dell'arte e dell'amore. Io è un cibo che se non ingerisco quotidianamente non starei neanche qui in piedi appoggiata a questo meraviglioso cartellone. Quindi a me piacerebbe fare, sarebbe un grande sogno nel circuito terreno, cioè ricominciare a guardarsi, a parlare, a toccarsi, a stare a mangiare, a bere. No, come facevano i pittori nel primo Novecento, che si riunivano, che leggevano le poesie, sarebbe... Però io, essendo ottimista sul nulla, non lo so. Però continuo a crederci. Grazie mille. Grazie a voi.